la sera alla mattina a casa. Il nostro scimmiotto, quel mascalzone del Presidente, oggi all'Assemblea Generale deve leggere la relazione. La nostra banca nel presente e nel futuro. Allora, 2, 1, 6, 7, poi 6, 8. Vuole gettare polvere negli occhi, io devo starmene qui a lavorare per lui come un forzato. Lui ha farcito la sua relazione di voli lirici e nient'altro. E io tutto il santo giorno devo far conti, gli venisse un accidente. Non lo posso sopportare. 3, 4, 2, 7, 0. Ha promesso una ricompensa per questo lavoro. Se oggi andrà tutto bene e gli riuscirà di darla bene al pubblico, mi ha promesso un gettone d'oro e 300 rubli di premio. Vedremo, ma se il mio lavoro non servirà a niente, allora caro mio appaghi cara, mi accendo come un fiammifero io. Quando mi salta la mosca al naso, caro mio, sono capace di commettere anche un delitto, sicuro! Grazie, grazie, sono composto. Questo vostro regalo, cari colleghi, lo conserverò fino alla fine dei miei giorni, egregi signori. Ancora una volta grazie. Mio caro, mio buon amico Jelic. Ho l'onore di parlare con lei. Con lei, Andrei Andreevich, per il 15° anniversario della nostra banca. Ti auguro. Grazie, mio caro, grazie. Dato questo giorno memorabile in occasione dell'anniversario, penso che ci possiamo anche baciare. Sì, sono molto, molto lieta. La ringrazio per il suo lavoro. Grazie di tutto. Se da quando ho l'onore di essere presidente di questa banca ho fatto qualcosa di utile, lo devo innanzitutto ai miei colleghi. Sì, 15 anni. 15 anni, come è vero che io sono sicuro. Che punto è la mia relazione? Va avanti? Sì, mi sono rimaste soltanto 5 pagine. Perfetto, perfetto. Per le 3 sarà pronta. Se nessuno mi disturba, finisco. Rimangono robe da niente. Splendido, splendido. Come è vero che io sono sicuro. L'Assemblea Generale comincerà alle 4. Ci conto, carissimo. Mi dia intanto la prima età. Me la voglio studiare. Me la dia, me la dia. In questa relazione io ripongo grandi speranze. È la mia professione de foi, o meglio, il mio fuoco d'artificio. Come è vero che io sono semplice. Sono stanco però. 2-0. Stanco da morire. 9. Stanotte ho avuto un attacchino di gotta. La mattina l'ho passata tutta brigando, correndo. E poi tutte queste emozioni, ovazioni, tutta questa agitazione, sono stanco. 2-0-3-9. E poi una seccatura. Stamattina è stata da me sua moglie. Si è nuovamente lamentata di lei. Ha detto che ieri sera l'ha rincorsa insieme alla cognata con un coltello. Kuzma Nikolievich, ma è mai impossibile? Mi permetto, data l'occasione dell'anniversario Andrei Andreevich, di rivolgere una preghiera. La prego, almeno per rispetto del mio lavoro e della carriera, di non immischiarsi nella mia vita familiare. La prego! Ha un carattere impossibile lei, Kuzma Nikolievich. È un'ottima persona, molto rispettata, ma con le donne si comporta come già uno squartatore. Su serio, non capisco perché le odi tanto. E io invece non capisco perché le ami tanto. Gli impiegati mi hanno regalato adesso un album. I membri della banca, a quanto ho sentito, vogliono offrirmi una pergamena e una brocca d'argento. Bello, come è vero che io sono sicuro, non guasta.
Per la reputazione della banca è necessaria una certa quota per banco. Lei è una persona di fiducia e naturalmente sa tutto. La pergamena l'ho preparata io e anche la brocca d'argento l'ho comprata io. E puoi anche dare legatura per la pergamena da 45 rubli, ma se non si poteva fare. Loro non ci sarebbero arrivati. Che ambientino, un ambiente con i fiocchi. A casa mia posso vivere da piccolo borghese, da parvenu, e seguire le mie abitudini. Ma qui tutto deve essere un grande. Qui la banca è la banca. Qui ogni particolare è tutto rispetto, per così dire, avere un'aria solenne. Il mio merito è appunto quello di aver portato in alto il buon nome della banca. Gran cosa intorno. Grande, come è vero che io sono sì vicino. Mio caro, da un momento all'altro può arrivare qui la deputazione dei membri della banca e lei con quegli stivali di feltro, insomma, vestito in un modo così, poteva mettersi fra con me in una finanziera nera. Per me la salute conta più dei suoi membri della banca. Sono tutto indolenzito. Ammetta però che quindi lei fa disordine, mi rovina tutto l'ambiente. E se arrivo alla deputazione posso sempre nascondere. Non casca al mondo. 7175, ed è pure a me piacciono i disordini. 729, non posso soffrire i disordini. Lei, per esempio, avrebbe fatto bene a non aver invitato al pranzo ogni oggi delle signore. Capizze. So che per far colpo lei riempirà la sala, ma stia attento, loro le manderanno tutto a carte 48. Sono loro la causa di ogni danno e disordine. Al contrario, la compagnia femminile nobilita. A proposito, mi sono ricordata di una cosa. A proposito, a momenti deve arrivare mia moglie. Bisognerebbe andare alla stazione a prenderla, poveretta, ma non ho tempo. Dire la verità, non è che mi faccia piacere vederla, cioè, mi fa piacere, ma per me sarebbe stato meglio se fossi rimasta ancora un paio di giorni da sua madre. Ora io passi tutta la serata con lei, e invece dopo il pranzo è prevista una certa zittorella. Però mi prende già tutto un tremito nervoso, quei nervi così tesi che basta niente per farmi piangere. No, bisogna essere forti, come è vero che sono sicuro. Caro! Caro, non così in favola. Stavo proprio parlando di te. Oh, hai sentito la mia mancanza? Stai bene? Non sono mai passata da casa, sono venuta direttamente dalla stazione. Devo raccontarti tante cose, tante. Non posso resistere. Non mi tolgo il soprabito, resto un minuto soltanto e vado. Buongiorno, Kuzma Nikolaevich. A casa tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Questa settimana ti sei fatta più contenta, hai un bellissimo aspetto. Allora, come è andato il tuo viaggio? Benissimo! Tanti saluti da mamma e da Katia. Se tu sapessi cos'è successo, cos'è successo? Non mi sono spiegato che il mio arrivo ti fa piacere. Oh, bravo tesoro. Povera Katia, povera Katia, mi fa tanta pena. Tesoro, oggi festeggiamo un anniversario. Da un momento all'altro può arrivare la delegazione della banca. Tu non sei ancora cambiata. È vero. Auguri signori, quindi oggi ci sarà l'assemblea, il pranzo, mi piacciono queste cose. E ricordi quella splendida pergamena che ci hai messo tanto tempo a scrivere per i membri della banca? Te la leggeranno oggi? Tesoro, queste cose non si dicono, su serio, fai bene ad andare a casa. Subito, subito, ti racconto tutto in un minuto e me ne vado. Ti racconto tutto.
puoi immaginare, mi vengono tanti tristi pensieri. Di fronte a me sedeva un giovanotto niente male, un simpatico brunetto. In breve attacchiamo discorso. Si avvicina un marinaio, uno studente universitario. Oh! Dico loro di non essere sposata. Che corte mi hanno fatto! Abbiamo chiacchierato fino a mezzanotte. Il giovanotto raccontava barzellette terribilmente spiritose e il marinaio cantava una canzone dopo l'altra. E per il gran ridere mi sentivo quasi male. E quando il marinaio, oh questi marinai! Quando il marinaio per caso ha saputo che mi chiamavo Tatiana, sai che cosa ha cantato? Ogni cin te lo devo confessare, solo Tatiana mi sento di amare. Pure stonata. Su, Tanusca, non disturbiamo questa Nicoletta. Va, caro tesoro, parleremo dopo. Non importa, ma le cose lascia che ascolti anche lui, è una storia divertente. Finisco subito. Alla stazione era venuta una sorpresa. A questo punto capita un giovanotto, un ispettore delle imposte, credo. Niente male, carino, soprattutto gli occhi. Serena me lo presenta e via che partiamo tutti e tre. Il tempo era splendido. Non si può, non si può, ma che cosa farà? Perdo il filo e non capisco più niente. Figuriamoci, dovrebbe stare più attento.